Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere qua. Scusate il ritardo, ma come potete immaginare siamo stati trattenuti da mille eventi che si sono accavallati. Io volevo esprimere la nostra soddisfazione di tutti, la coalizione di centrodestra, di tutte le liste che hanno sostenuto la mia candidatura. È stata una campagna elettorale molto impegnativa, fatta in un periodo anomalo per le elezioni amministrative regionali, fatta durante una pandemia con uno stato di emergenza in corso, quindi sicuramente in un clima, in un contesto non facile. Abbiamo sicuramente raggiunto un risultato storico per la nostra regione come coalizione, però guardiamo con gratitudine ed estremo impegno a tutti i marchigiani che ci hanno sostenuto, che hanno spinto votando per me e per questa nostra coalizione di centrodestra, hanno voluto un cambiamento. Siamo certi e sicuri che sia per l'affluenza aumentata rispetto agli anni scorsi, a 5 anni fa, sia per il fatto che siamo certi che per la prima volta tanti marchigiani hanno deciso di darci la loro fiducia, noi ci sentiamo responsabili, vogliamo mostrare un senso di maturità rispetto a quelle che sono le priorità della nostra regione. L'abbiamo detto tante volte in queste settimane, la ricostruzione, la crisi economica, la riforma sanitaria che possa essere anche rispondente con equilibrio a tutti i territori marchigiani, la crisi del lavoro, purtroppo la fuga di tanti, troppi giovani e meno giovani nella nostra regione perché non trovano qui le loro opportunità. Un dialogo forte con i mondi produttivi, con le associazioni di categoria, con gli ordini professionali, un dialogo forte con tutte quelle parti sociali ed economiche che possono portare un valore e possono rappresentare un tessuto importante per la nostra regione. Una concertazione rispetto a una visione condivisa e una capacità di rendere le istituzioni regionali inclusive e aperte a tutti. Questo è sicuramente lo spirito con cui noi ci approcciamo questa sera a parlare con i cittadini marchigiani, convinti che saranno 5 anni avvincenti, difficili perché la situazione è molto difficile. Però siamo anche certi che quando si agisce in nome e per conto della volontà di recuperare un rapporto e di rilanciare quello che è anche una visione, siamo convinti che saranno in tanti a darci una mano perché crediamo e credono nelle capacità straordinarie di questo territorio e nella capacità e nell'operosità di tanti marchigiani che hanno segnato negli anni risultati straordinari ed oggi vogliono difendere quel modello di sviluppo che la nostra regione ha rappresentato in passato e deve continuare a rappresentare anche in futuro. Io volevo cogliere l'occasione per ringraziare e salutare tutti i candidati che si sono spesi per me e per il centrodestra. Vorrei ringraziare tutte le forze, la Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, l'UDC, vorrei ringraziare il Movimento per le Marche, i Civici per il Territorio, Civitas e tutti quelli che hanno fatto in questa campagna elettorale veramente un grande lavoro, molto spesso di squadra, sempre di squadra anzi, molto spesso volevo dire nei territori, senza polemica, cercando sempre di essere propositivi e di essere aperti al dialogo, al confronto. Questo è un elemento importante perché diciamocelo pure che questa frattura che c'è tra le tante istituzioni e i territori è una frattura che fa male alle risposte che bisognerebbe sempre essere in grado di dare.